Bosso Cinzia, Presente. Genova, Presente. Di Salvo Luca, Presente. Bastone Giovanni, Presente. Gambetta Eugenio, Presente. Guastella Federica, Presente. Guglielmi Paolo, Presente. Intino Angelo, Presente. Maiolo Pierino, Presente. Marocco Paolo Giovanni, Presente. Presente. Messiano Marianna, Presente. Pasqualini Silvio, Presente. Raso Giuseppe, Rivoiro Simone, Tasti Daniele, Presente. Giuliano Andrea, Presente. Paglietta Roberto. Presente. Presente. Tutti presenti. Microfono, presidente. Non mi ero dimenticato, stavo solo mandando il link a Prest che non ce l'aveva. Adesso parte anche lui. Allora, ancora un secondo così lui fa partire la registrazione di là. Ecco Fabrizio che è arrivato, ha avuto qualche problema in famiglia, anche lui ogni tanto qualche problema c'è. Allora, abbiamo convocato questo consiglio, ce ne siamo detti nella Capigruppo, è una sorta di consiglio urgente, anche se non abbiamo utilizzato la formula d'urgenza che prevede le 24 ore, ma siamo riusciti a stare nei 3 giorni della formula del consiglio straordinario classico. L'argomento, ce lo siamo spiegati in occasione della Capigruppo, c'era la necessità di fare, adesso poi darò la parola al sindaco, c'era la necessità di fare una variazione di bilancio che non poteva essere fatta coi poteri del Consiglio, perché coi poteri del Consiglio si possono fare tranquillamente quelle nelle annualità. Il biennale dei servizi e il triennale delle opere pubbliche non poteva essere modificato con variazione di giunta coi poteri del Consiglio, ma la necessità d'urgenza era soprattutto quella di partecipare a un bando, essendo riusciti a realizzare in tutta fretta un progetto esecutivo che ci dà massimo punteggio alla partecipazione per la scuola materna Peter Pan, l'adeguamento sismico statico ai lavori pubblici e vigile del fuoco, scusate. Passo la parola al sindaco che così vi parlerà lui della variante. Prego, signor sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora sì, hai già detto buona parte il nostro Presidente. Allora, in realtà procediamo questa sera con la variazione del piano triennale dei lavori pubblici mediante l'inserimento dell'intervento di manutenzione straordinaria della scuola, naturalmente intervento che verrà inserito nell'annualità 2022. E si rende questo appunto, si rende necessaria questa modifica per poter partecipare al bando nazionale che ci permette di, che è stato emesso dal MIUR e dal Ministero dell'Interno per l'adeguamento, la messa in sicurezza e ristrutturazione degli asili nido e delle scuole materne e delle scuole dell'infanzia. E quindi noi con un atto di giunta del mese di aprile avevamo già dato disposizione all'organo gestionale per l'acquisizione del progetto, definitivo. E quindi partecipiamo con un progetto, con un progetto definitivo che ci dà un maggior punteggio, quindi ci permette di partecipare, diciamo così, con maggiori requisiti, mettiamola così. Si tratta appunto di un adeguamento sismico, quindi interventi di adeguamento sismico e di prevenzione antincendio. Riguarda la scuola materna Peter Pan, quella che c'è in via Gramsci.
e gli interventi appunto saranno di carattere proprio così strutturale. Ecco, parteciperemo quindi, come ho detto, con un bando definitivo, con un progetto definitivo che non prevede impegni di spesa perché riguarda l'annualità del 2022, perché speriamo e pensiamo che si possa naturalmente, partecipiamo per vincere, non partecipiamo per partecipare, come si dice. E quindi questo è il punto per il quale, questa è la ragione per la quale siamo qui questa sera. Poi in capigruppo abbiamo proposto anche ed è stato da tutti accettato la possibilità di portare una variazione di bilancio che ci permette di, per quanto riguardava 8.700 euro, di adeguare praticamente il piano economico della gara per la refezione scolastica, gara che verrà aggiudicata mediante la possibilità appunto di ripetizione della gara alla stessa ditta che aveva vinto, che si era aggiudicata la scorsa aggiudicazione. E quindi adeguiamo in questo senso il piano economico, il quadro economico. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei 50.000 euro che vengono presi dall'avanzo disponibile, principalmente è per procedere alle esumazioni straordinarie delle tombe che si trovano nelle tombe a terra, che si trovano nella parte di cimitero già interessata da questo. Che ha un carattere d'urgenza ci permette di evitare l'utilizzo dell'altra parte, di una parte comunque vergine del cimitero, per la quale effettivamente bisognerebbe poi realizzare una serie di sentierini, di vialetti, e poi insomma utilizzerebbe una nuova parte che tutto sommato invece con un po' d'urgenza riusciamo ad utilizzare in questa sede, riesumando e eventualmente trasferendo, riusciamo ad utilizzare senza accedere alla nuova parte. Quindi anche su questo è stata data la possibilità di procedere proponendola in capigruppo. Queste avremmo potuto attuarle con i poteri di giunta, con i poteri del consiglio, ma abbiamo preferito insomma sottoporle all'attenzione del consiglio. Questo è l'essenza di questo consiglio. Direi che avrei concluso. Grazie. Grazie, signor sindaco. Interventi di chiarimento? Prego, Raso. Intanto buonasera a tutti. Il mio era più che altro un chiarimento, perché dico, in base a questo chiarimento può determinare anche la mia votazione in merito a questo punto qua. E questo impegno, diceva il sindaco, non è un impegno di spesa, perché questo è un progetto straordinario, giusto, definitivo, nel senso che quindi c'è la possibilità di avere qualche punto in più, no, nella presentazione, quindi andare così in gara. Qualora, la mia domanda è questa, qualora questo progetto non dovesse andare a compimento, no? E nei confronti di questo progetto che poi è inatteso, no? Abbiamo un impegno, nel senso che il comune poi si deve adoperare per cercare di ultimare l'opera, quindi per forza di fare l'investimento, oppure il comune può dire no, noi l'opera non la facciamo perché non c'è le risorse a disposizione per completare questo risanamento, mettere in sicurezza questi edifici. Mi date solo questa chiarezza, per favore. Grazie. No, allora no, non vi è nessun obbligo da parte dell'ente di dare attuazione al progetto laddove non ci sono delle risorse, assolutamente no. Certamente avere il progetto esecutivo ci permette di partecipare a questo bando o ad altri bandi, visto che questi sono bandi nazionali. Qualora non hanno, noi, come dicevo prima, cerchiamo di partecipare per vincere, per poter essere ammessi avendo maggiori punteggi, ma qualora non fosse possibile, lo ricalcheremo nuovamente fino a riuscire a prendere i finanziamenti necessari. Assolutamente sì, cioè l'intenzione è proprio quella di procedere poi con la realizzazione dell'intervento. Perché se questo... risposto.
Sì, grazie. E non so se poi possiamo già fare gli interventi, Presidente, se mi dice io ultimo il mio intervento Sì, così. Ok, certo, tanto non è che ci sono altri punti, quindi. questo per dimostrare che anche se a volte si è dall'altra parte, non se è all'opposizione, ma ci sono dei progetti che vanno al di là degli interessi politici, ma fanno parte degli interessi della collettività, quindi dei cittadini, e quindi in ambienti come questi, quindi gli edifici scolastici, dove si tende a mettere in sicurezza o a rifare delle scuole, ben vengano questi progetti. Questo sta a dimostrare che non ci sono colori politici. E questa sera io voglio dimostrare che quando non ci sono queste divergenze, ma ci mette in comune di fare delle scelte importanti per i cittadini, in questo caso per i nostri figli, per i nostri nipoti, un futuro, no? E quindi tutto ciò che va bene per i cittadini mi vede nella posizione giusta. E in questo caso sono favorevole a questo progetto, quindi dichiaro già da adesso il mio voto favorevole per questa iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Raso. Sì, questo non è un consiglio politico, direi proprio. Il tema è molto tecnico. Altri interventi? Prego, Intino. Grazie Presidente, buonasera. Ma volevo capire esattamente di che bando si tratterebbe, cioè se ha a che fare per caso con i fondi Fraccaro, quelli che sono stati estesi per i comuni per messa in sicurezza e adeguamento, oppure sono altri? Fondo MIUR e Ministero degli Interni sono quelli. Adesso ti dico. Non so se sono quelli che dici tu, Che però. se quelli che ricordo io sono stati estesi ai comuni, insomma, dipendono dal numero di abitanti, basta iniziare dei No. progetti entro settembre. No, 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 no. Allora, c'è un avviso pubblico, allora, sono risorse da assegnare per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà comunale destinati agli asili nido e scuole dell'infanzia. DPCM, Ok. in attuazione del DPCM del 30-12 del 2020, quindi decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. Sì, Come descrizione mi sembra la stessa, no, era giusto per capire. Mi diceva, scusi, mi può ripetere il DPCM, il decreto? Allora, la legge è la 160 del 2019 in attuazione del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 30-12 del 2020. Adesso non so se sia quello, però qui è, ti dico, quello relativo al MIUR, al Ministero dell'Interno. Ok, grazie. Prego. Sì, è un bando specifico per asili nido e materne, Sì, scuole materne, per non questo momento. confondersi con quello con cui abbiamo partecipato, per esempio, al Palatenda, che è un altro Un'altra bando, cosa. Ancora una roba diversa. Altri interventi? Prego, Giovanni Fassone. Buonasera a tutti, ma in parte quello che volevo chiedere l'ha già chiesto Pino, quindi non mi ripeto, altrimenti rischio di diventare monotono. La mia posizione penso che sia chiara a tutti quando si parla di opere o sviluppo o qualsiasi cosa che fa bene alla città, come giustamente sottolineava il consigliere Raso, non ne faccio assolutamente una questione politica, ma di benessere che unisce tutti. Per cui volevo solo fare la mia dichiarazione di voto, che noi, come gruppo, ovviamente il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Falcione. Altri interventi? Guglielmi mi ha chiesto. Ah, prego. Di Salvo. Di Salvo. Grazie Presidente. Allora, siamo stati convocati per questo Consiglio straordinario, direttamente senza passare dalle commissioni, direttamente in capigruppo. L'urgenza deriva da questo intervento di 1.300.000 euro sulla Peter Pan, e poi vengono utilizzati 50.000 euro di avanzo di amministrazione per il cimitero, per le esumazioni, come diceva il sindaco. Quindi diciamo che anche noi siamo favorevoli. Il voto sarà favorevole per questa variazione. Grazie. Grazie consigliere Di Salvo. Consigliere Guglielmi.
Sì, grazie Presidente, ma già in capigruppo c'era stato spiegato molto bene il punto all'ordine del giorno, l'ha riassunto molto bene il Sindaco anche questa sera. Non ci resta che incrociare le dita per l'esito positivo del bando. Per il cimitero 50.000 euro che riteniamo sia una spesa coerente, una spesa sensata, considerando soprattutto il fatto che sappiamo benissimo il cimitero abbia degli spazi ormai limitati, non si può più estendere oltre i limiti che ai confini che già sono segnati. Quindi tutto ciò che comporta una razionalizzazione degli spazi all'interno del nostro cimitero non può che essere un'opera e un'azione di governo che per la nostra maggioranza è accolta in maniera favorevole. Quindi alla luce di tutto ciò il voto della maggioranza sarà un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Guglielmi. Altri? Suriani, prego. Sì, se trovo il microfono, eccolo qua. Sì, diciamo che mi ricollego un attimino a quanto detto precedentemente dai colleghi. Questo è un bando che fa riferimento appunto a un avviso pubblico che ha la finalità di richiedere dei contributi per progetti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza riguardanti asili nido e scuole dell'infanzia. Quindi ben venga che ci sia da parte del comune questo tipo di partecipazione a questo bando. Siamo arrivati, insomma, un po' lunghi, nel senso che comunque bisogna presentare il tutto entro il 21 maggio, quindi siamo arrivati, dal mio punto di vista, un po' troppo lunghi. Comunque, ben venga, ce la facciamo ancora, visto che mancano 3 giorni, la scadenza del bando è il 21 maggio, quindi direi che riusciamo ancora a starci dentro. Anche per noi, quindi, visto l'importanza dell'intervento, che comunque si tratterebbe di mettere in sicurezza un edificio dove appunto viene frequentato dai bambini di Orbassano, ben venga. Anche sulle altre voci, chiaramente inerenti al cimitero, non possiamo che essere chiaramente d'accordo, quindi sicuramente il nostro voto sarà favorevole. Chiaramente c'è stato un attimino di confronto, di analisi per votare a favore, visto che chiaramente con questa delibera si va anche a modificare il DUP, il documento unico di programmazione, nelle schede inerenti al programma biennale di acquisti e fornitori e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici. È chiaro che in questi casi bisogna un attimino andare al di là di quello che potrebbe essere una scelta politica che, diciamo, che per rimanere allineati dovrebbe essere un voto contrario. In questo caso, visto che comunque si tratta di soprattutto di un intervento molto molto importante, il nostro voto sarà comunque favorevole alla delibera. Grazie. Grazie consigliere Suriani. Raso, scusami, prego. Scusami, ero solo dimenticato, ma è giusto anche doveroso ringraziare tutti quanti si sono adoperati per far sì che questo progetto sia oggi oggetto di discussione, quindi per permetterci anche noi di partecipare a questo progetto. Un grazie a tutti gli addetti ai lavori, grazie. Grazie Pino, sono d'accordo con te perché il progettista, l'ingegnere che se ne è occupato è riuscito in brevissimo tempo a fare un progetto esecutivo, quindi è l'ultimo gradino, cioè quello che ti permette anche il maggior punteggio quando partecipi a un bando in pochissimo tempo, molto meno di un mese, perché se vi ricordate questa variazione di bilancio che era stata fatta di giunta per poter accelerare, mi pare a metà aprile o giù di lì, che poi l'abbiamo ratificata, se ben ricordo, nel consiglio del 29 d'aprile, è arrivata la progettazione di corsa proprio per riuscire a stare dentro, come diceva giustamente Andrea, il 21, che sono i termini ultimi. Abbiamo un bel progetto, abbiamo un buon punteggio grazie all'esecutivo, ci sono tutte le condizioni per poter
avere il finanziamento, poi se non ci sarà teniamo il progetto lì e lo ripresenteremo chiaramente ogni volta che ci sia l'opportunità, poi saremo al limite della disponibilità, ma questo si vedrà in futuro, nulla toglie che si possa poi anche finanziare un domani in modo autonomo dall'ente, però cifre di questo genere normalmente si riescono a ottenere con dei bandi. Poi chiaramente l'altro punto era molto, molto semplice, era per completare, come ha spiegato il sindaco, la gara d'appalto delle mense, delle mense comunali, della refezione comunale, e l'altro è praticamente uno stanziamento sul capitolo di bilancio dove penso che la maggior parte se ne vada veramente per le esumazioni, il resto sono spostamenti ordinari che vengono utilizzati sul capitolo della manutenzione cimiteriale. Quindi se non ci sono altri interventi, prego signor sindaco. Solo una considerazione. Allora, così. Allora intanto l'incarico era poi stato dato dal 14 di aprile al nostro, quindi con determine è stato assegnato il 14 di aprile, quindi stiamo parlando neanche praticamente un mese. Il 18, cioè oggi, è arrivato un progetto definitivo, per cui immaginiamo un po', vi dico soltanto che è arrivato qui in una borsa dell'Esselunga, per dirvi la quantità di documentazione che era natura, di cui è composto questo progetto. C'era praticamente veramente la borsa dell'Esselunga, quella non chiaramente quelle biologico, ma le altre, non quelle biodegradabili, ma le altre, quelle per la gestione, diciamo, per l'acquisto della spesa periodica, no? Quindi in tessuto abbastanza piena di zeppa di documenti, quindi una dimensione, tutti i progetti. Vi dico soltanto che relazione generale, relazione geologico-sismica, relazione specialistica, relazione illustrativa, piano di sicurezza, fascicolo dell'opera, il computo metrico, ma ve ne sto dicendo così, cioè vi dico, c'era questa dimensione di documenti. Per cui hanno fatto veramente un lavoro, infatti ringrazio gli uffici perché hanno lavorato veramente, come si dice, in squadra, all'unisono per riuscire a partecipare a questo bando, e domani lavoreranno solo ed esclusivamente, insomma, per la presentazione del progetto. Quindi un grande lavoro, quindi va il mio ringraziamento per questa modalità operativa nell'aggredire il lavoro e nell'aggredire le opportunità che ci vengono date. Quindi no, io avrei concluso, se non c'è altro per me va bene così. Grazie sindaco. Chiaramente il regista di tutta l'operazione è il nostro dirigente Marco Diato, che avete avuto modo di, qualcuno di voi, di conoscerlo nella capigruppo, che è stato veramente solerte in questa operazione, quindi se andrà bene, gran merito chiaramente oltre al progettista che ha corso a fare questo, anche al dirigente che ha saputo coordinare e portare avanti rapidamente la delibera. Se non ci sono altre cose, io prego Intino. Allora, grazie Presidente. Allora, il bando mi sembra, è diverso da quello che pensavo, cioè dalla norma Fraccaro, perché questo è dedicato a asili nido e scuole dell'infanzia. Mi chiedevo se, a proposito, la norma Fraccaro è stata raddoppiata, ma immagino che lo sappiate, cioè hanno raddoppiato i fondi destinati previsti per il 2021, quindi ci sono da 100.000 a 500.000 euro per ogni comune a seconda del numero di abitanti. Mi chiedevo se come Orbassano avevamo diciamo aderito. Il requisito, da quello che mi ricordo, è iniziare dei lavori che partano entro il 15 di settembre, quindi mi chiedevo se Orbassano stesse già facendo qualcosa oppure non ne sapeva nulla. No, in questo momento non, insomma, con questo in ballo non abbiamo fatto altre valutazioni, anche perché abbiamo in ballo questo, abbiamo in ballo una serie di altre cose, quindi gli uffici stanno lavorando veramente a pancia sotto, come si dice, per queste cose. Se ci sarà la possibilità, vedremo, perché insomma adesso in cantiere ci sono veramente una serie di cose, stanno partendo una serie di cantieri. Abbiamo parecchio lavoro, quindi abbiamo già anche parecchi progetti in corso,
gli uffici, come dico, stanno lavorando a pancia sotto, poi se ci sarà la possibilità lo vedremo, però insomma in questo momento dobbiamo anche consentirgli di intraprendere queste strade e di portarle avanti, perché altrimenti mettere proprio tantissima carne al fuoco, poi vedremo, approfondiremo sicuramente, però mettere dell'ulteriore carne al fuoco in questo momento potrebbe insomma non essere così semplice, ecco. Capisco sicuramente, scusatemi se continuo, da un lato sarebbe un peccato perché da come ho capito, ma se vi interessa mi proverò a informarmi meglio, poi sono persi questi fondi, non li utilizziamo, dopo sono persi, ecco. Non è che è possibile poi posticipare l'utilizzo per solo questo, ecco. Perché un peccato. Approfondiremo la possibilità, approfondiremo sicuramente. Altro non ti posso dire, perché come dico, veramente intanto bisogna verificare tanto che cosa prevede, poi bisogna capire se c'è una progettualità esecutiva, la possibilità di poterlo fare, ci approcciamo al finanziamento e poi cerchiamo di capire se è calabile nella nostra realtà. Ecco, si tenga conto che negli ultimi due mesi l'ufficio lavori pubblici ha partecipato a tre bandi con importi superiori a 1 milione per ogni progetto. Ve lo ricordo: il Palatenda, la scuola media Enrico Fermi, e adesso questo intervento sulla Peter Pan. Quindi tre progetti di consistenti dimensioni. Intervisteremo un attimino, penso, il dirigente per capire se ci sarà ulteriore spazio per questo riferimento a cui faceva il consigliere Intino. In questo momento non neanche io ne sono a corrente, non lo so. Direi, prego Puglisi. Grazie Presidente, ma solo una cosa veloce, perché vado ovviamente a memoria, mentre mia figlia chiacchiera e si sentirà in sottofondo, chiedo scusa, vado a memoria, però se non ricordo male, la Fraccaro, a parte un contributo parziale che se non sbaglio arriva a 250.000 euro, poi raddoppiati come giustamente ricordava il consigliere Intino, ma per abitanti, per comuni con abitanti superiori a 250.000 euro, ma erano dei contributi, anche qua vado a memoria, non vorrei sbagliare, sull'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale. Mi sembra che in questo caso il progetto abbia però una finalità diversa. Ripeto, vado a memoria, quindi andrò a vedermi la norma, ma mi pare di ricordare quello, quindi sarebbe comunque una cosa diversa rispetto alla progettualità presentata. Prego Intino. Grazie Presidente. Sì, ricorda bene, nel senso che è per la messa in sicurezza, ma non solo, cioè leggo che prevede anche sia per l'efficientamento energetico, come giustamente ricordava il Puglisi, ma anche per la messa in sicurezza, leggo l'abbattimento di barriere architettoniche, mobilità sostenibile, insomma, quindi ci sono diversi capitoli che potrebbero andare. E soprattutto volevo sottolineare, diciamo, non per la progettualità di cui abbiamo discusso oggi, ma eventualmente anche per altre, nel senso da spendere, ecco, per poter migliorare ancora quelli che sono i servizi o comunque le strutture di azione, o quello che... Grazie. Sì, tenete conto che per partecipare a un bando non basta mandare una letterina, bisogna avere un progetto, e poi dietro c'è anche tutto un lavoro di preparazione che no, non è indifferente, che coinvolge chiaramente e impegna gli uffici. Come dico, avendone partecipato a tre pesanti negli ultimi due mesi, vediamo un po' se hanno anche idea o hanno già pensato. Adesso bisogna intervistare, come dico, il dirigente, poi eventualmente avremo modo di dare risposta al consigliere Intino nella prima occasione. Se non ci sono altri interventi, io metterei in votazione questo punto. Allora lo leggiamo un attimo, perché così siamo giusti. Allora,
Punto 1, terza variazione delle dotazioni di competenza del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Favorevoli? Tutti gli altri, tutti presenti, direi all'unanimità. Bene, grazie per aver... Prego, sì, Gigi. Ah, l'immediata eseguibilità, scusami, hai ragione. Votiamo l'immediata eseguibilità per il punto 1, che è la terza variazione delle deduzioni di competenza del bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri? Come dicevo prima, vi ringrazio per la sensibilità e per la collaborazione. Lo diceva prima il consigliere Raso, qui si trattava di portare a casa, se ce la facciamo chiaramente, questa è una parte della procedura per arrivare a portare a casa un risultato che sicuramente se lo si porta a casa è un bene per tutti, perché una scuola è di tutti, non è della maggioranza né dell'opposizione, ma un bene durevole che rimane e passa oltre più amministrazioni, su questo non ci piove. Quindi signor Sindaco, se vuoi chiudere tu, prego. Grazie per la collaborazione, grazie per aver compreso l'importanza di portare avanti certe opportunità che vanno al di là del colore politico e della parte politica in cui si sta, e quindi questo è un buon operare per il bene comune, quindi grazie di tutto e alla prossima, grazie. Okay. Buona serata a tutti. E buona cena. Buona serata a tutti. Ciao. Buona serata a tutti.